Ok, Franco, puoi andare. Allora, il titolo del nostro incontro è sempre sotto l'arco del paese in retromarcia e oggi parliamo del nodo delle imprese controllate dallo Stato, perché paradossalmente questo periodo in cui tutti hanno parlato di privatizzazione, di mercato, tutte le imprese sono controllate dallo Stato. Poi vedremo un po' cosa significa questo. Dunque io volevo cominciare questa volta dall'Europa, visto che sono stato rimproverato da Aldo Fumagalli di non mettere l'Europa nel mio discorso. Stavolta voglio cominciare dall'Europa, dicendo che in Italia, all'inizio del XXI secolo, si pensava in effetti di far parte di un'Europa, non dico simile, dico uguale agli Stati Uniti d'America, però abbastanza simile, un'Europa nella quale lavorare a Milano o a Bilbao o a Copenaghen o anche a Birmingham, e allora non si parlava ancora di Brexit, fosse un po' stessa cosa, quindi piena mobilità di fattori e vantaggi comparati, cioè ciascuno deve specializzarsi sulle cose che si può fare meglio, perché a me non importava acquisire le grandi reti, le tedesche e le francesi, se eravamo tutti europei, mentre invece l'Italia poteva specializzarsi in manifatturiere, come sapeva fare molto bene. Ecco, purtroppo le cose non sono andate così, ed è stato veramente non un peccato, una sciagura per l'Europa. Perché? Perché l'Europa, se noi vediamo con lo sguardo lungo, vediamo anche i secoli dietro, anche molti secoli, aveva fatto il pluralismo statuale la sua forza. Pensate quando i turchi conquistano Costantinopoli, sono nel 1453, lo stesso momento portoghesi circumnavigano l'Africa, vanno in India, prendono un'espansione enorme. Cristoforo Colombo va dal re del Portogallo chiedere le caravelle. Lui gliele dà, cioè, ci sono i reali di Spagna. Quindi gli stati plurali sono una forza dell'Europa. Tra l'altro molto importante è che potere temporale si è disgiunto dal potere religioso. Questo non avviene, per esempio, nel mondo musulmano, mentre la Cina è un impero che quando muore il capo si sgonfia. Per esempio, i cinesi avevano delle flotte molto più importanti, quelle europee. C'erano i famosi ammiragli eunuchi. Questi vanno dall'altra parte, circumnavigano l'Africa, dall'altra parte rispetto a Vasco da Gama. Però cosa succede? Succede che, morto l'imperatore, quello successivo fa cancellare tutti i progetti di nave, tutti i disegni. Insomma, questo dipende da uno, era un vantaggio, uno svantaggio per la Cina e per le altre grandi civiltà, organizzazioni che potevano competere con l'Europa stessa. Invece adesso è necessario avere una massa critica, perché quei paesi sono svegliati, cosiddetti BRICS, il Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, dimostrano una vitalità imprevista, può essere affrontata solo da una grande entità politica. Ora, che tutto ciò non sia avvenuto ha complicato di parecchio le cose. Ecco, perché da una parte noi siamo dovuti tornare alle vecchie idee di una stanca politica industriale, poi parlerò anche di questo, di una stanca politica industriale e a degli interventi inefficaci rispetto a quello che
dicevo prima. Allora, voi vi ricordate, avevamo una globalizzazione che non eravamo assolutamente in grado di far coincidere con il paradigma, cioè di far coincidere le nostre caratteristiche dell'Italia con il paradigma tecnologico predominante. Questo era un po' in questo quadro non irrilevante l'episodio delle privatizzazioni, che io riassumo brevemente, è importante. L'abbiamo affrontato l'altra volta con un certo respiro. Ora, perché non è rilevante l'episodio delle privatizzazioni? Perché lo Stato in Italia, all'inizio degli anni dell'ultimo decennio del XX secolo, controllava un po' tutto, attraverso l'IRI, in mano con tutte le leve dell'industria, le banche, l'energia. Insomma, lo Stato aveva, non posso dire che era una economia di Stato, scusate, nazionalizzato per italiano, insomma. Ora, le privatizzazioni perché vengono per tre motivi. Il primo è che bisognava fare cassa. Dicevamo prima che com'era la cifra, che sebbene questa è la cifra generale, però va tenuto presente, ogni 100 lire di fatturato ce n'era 800 di debito. Ora l'IRI, mi ricordo un famoso articolo di Bruno Visentini, che diceva nel 1992 che si avvicinava ai 70.000 miliardi di lire di perdita. Lo Stato doveva fare cassa e doveva anche rispondere all'Europa, la quale non voleva avere delle aziende pubbliche indebitate, perché questo sarebbe stato un continuo dare da parte dello Stato italiano, quindi annacquare l'euro. Quindi il famoso accordo Andreatta Van Miert andava in questa direzione. Privatizzare. Secondo motivo. Beh, insomma, allora siamo nel 92, ma anche prima. Tutto quello che era pubblico sembrava corrotto. Ma anche prima, ricordate per esempio, non pochi ricordano Lodovico Ligato, che era il presidente dell'ente Ferrovie, dopo Schimberg, fu assassinato in un istituto in un attentato di stampo mafioso, mentre tra l'altro lui era indagato a sua volta per lo scandalo del lenzuolo d'oro. Quindi poi, ricordate che nel 93 tre presidenti, il ministro delle partecipazioni statali, Claudio Darda, il presidente dell'IRI, Nobile, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, poi si succederà in carcere, erano accusati di corruzione, sottoposti a misure cautelari, erano in carcere appunto. Cagliari tragicamente, quindi così la sua storia. Insomma, tutto quello che era pubblico sembrava infetto. Secondo motivo. Terzo motivo, si cercava con queste risorse acquisite dalla privatizzazione di far mobilitare, di far, posso dire, rivacizzare il mercato immobiliare, di così di estrarre tutta l'imprenditorialità che era nel paese. Io non so, forse lo citavo la scorsa, c'è un libro molto bello di un grande manager pubblico che è Gianluca Osta, è uno dei più stretti collaboratori di Oscar Singer, il quale sapete io ho una passione. E Osta diceva: come noi abbiamo fatto la grande siderurgia 40 anni fa, 30 anni fa, adesso bisogna fare un mercato regolato, un mercato nel quale le imprese possano agire. Ora, questo voi sapete che non è stato ottenuto in Italia. Tutta questa grande imprenditorialità non c'era. Questa è un po' la verità. Caso emblematico
e quello della Teleco è stato depotenziato da degli azionisti che sembravano sovvertire le vecchie regole del mercato. Invece poi sono arricchiti loro e hanno depotenziato gravemente l'azienda, che era un'azienda importante, sana, che aveva dei laboratori, centro per esempio Caserta, Torino, è un centro importante di ricerca e sviluppo. Poi Telecom aveva parecchi filiali all'estero, furono tutte vendute, insomma. Ma il fatto è che non falliscono solo i grandi imprenditori in questo tentativo, i grandi imprenditori per cui viene meno quel disegno che aveva realizzato Enrico Cuccia di avere un famoso salotto buono, ecco, Gemme, no? Poi Cuccia tentò di fare una super Gemme, addirittura questa fu disintegrata dalla vicenda Telecom, ma anche gli Schumpeteriani Benetton sembravano portatori di un capitalismo nuovo. Poi con la vicenda di Autostrade dimostrarono che vi cercavano la rendita e soprattutto i loro profitti derivavano dall'innalzamento delle tariffe. Poi anche altri personaggi non così conosciuti, i Riva per esempio, che ottennero l'Ilva, la Miretti Piani, spendendo poco, aggrappandosi ad ogni cavillo che potevano per ridurre il prezzo, e poi alla fine Taranto, sapete che cos'è. Allora, andiamo un po' a tirare le fila di questo discorso. Aspetta un attimo. Allora, in questo quadro le grandi imprese sono tutte controllate dallo Stato, cioè hanno veramente il big business italiano è egemonizzato dalle imprese pubbliche. E sono questo, cioè, cos'era successo? Era successo che sotto l'egida di Mario Draghi, c'è un bel articolo che Edoardo conosce bene, di Cingolani, di Stefano Cingolani, una pagina piena del Foglio qualche settimana fa, in cui dice che il vero la vera differenza non era tanto fra Prodi e Cuccia. Prodi voleva il capitalismo diffuso e Cuccia invece voleva i noccioli duri, ma era fra Draghi e Prodi. Draghi voleva privatizzare il più possibile, infatti sale nel famoso yacht Britannia per offrire al grande capitale internazionale questa azienda italiana, però senza mai perdere il controllo. Questo era il suo obiettivo. Ora, in effetti, forte di questo disegno, nei primi anni del nuovo secolo lo Stato controllava l'Ener, l'Eni, le Poste, Finmeccanica Leonardo, Terna, che era la società della rete elettrica, Snam, Saipem, Italgas, Eni, Microelectronics, Monte dei Paschi di Siena, Fincantieri. Cioè, praticamente sembrava paradossale, ma lo Stato controllava un po' tutto. Dopo che abbiamo fatto del privatismo, del mercatismo, come diceva qualcuno, la nostra ideologia indiscutibile. Io ricordo un discorso dell'allora ministro dell'economia Tremonti di fronte a tutti i docenti della Bocconi a dire: voi avete fatto di una scienza una religione, cioè quella del mercato.
questa parte. Ora, accanto a tutte queste aziende che ho nominato, c'era anche questa specie, che in altre occasioni di Monstrum, che era la Cassa Depositi Prestiti. La Cassa Depositi Prestiti che cos'era? Era un ente fondato nel 1850 e potenziato molto da Cavour, niente meno, che è presidente del Consiglio del Regno di Sardegna dal 1852. Ora, qual era il compito della Cassa Depositi e Prestiti? Allora, era investire in opere pubbliche locali, avvalendosi dei depositi cauzionali che i cittadini sud dovevano avere di Sardegna. Poi, nel 1875, avvalendosi della rete piuttosto fitta degli sportelli postali, la Cassa Depositi e Prestiti diventa il luogo di deposito, diventa il luogo di, insomma, sì, di deposito dei risparmi di coloro che portavano, che investivano i libretti postali. Erano naturalmente dei rendimenti bassi, ma sicuri, perché ovviamente li garantiva lo Stato. In questo modo la Cassa Depositi e Prestiti, che era dentro la pubblica amministrazione, era una direzione generale del tesoro, beh, la Cassa Depositi e Prestiti diventa una sorta di gigante finanziario, tant'è vero che è il maggior contributore alla sezione finanziamenti dell'IRI. E se voi sapete che l'IRI è una sezione smobilizzi, una sezione finanziamenti alle origini. La Cassa Depositi e Prestiti finanzia la sezione che doveva dare dei crediti alle imprese. Ora, tutta questa situazione, naturalmente permane anche negli anni del dopoguerra, a termine del 2003. Nel 2003 cosa succede? Succede che Tremonti, ministro dell'economia, voleva assolutamente che le fondazioni bancarie intervenissero, cioè investissero, cioè non aveva senso che questi capitali rimanessero immobilizzati. Però queste fondazioni bancarie, voi sapete che la legge bancaria ha reso le fondazioni proprietarie delle banche, che era una cosa un po' strana, perché praticamente non si capiva la differenza, perché poi le fondazioni avrebbero dovuto finanziare, lo scrive Filippo Cavazzuti, un bellissimo pamphlet, le fondazioni avrebbero dovuto effettivamente finanziare opere importanti per i luoghi in cui erano, come facevano le banche nel Medioevo. Invece le fondazioni volevano soprattutto tenere le azioni delle banche che avevano, e si arroccavano in una funzione di privilegio finanziario. Quindi Tremonti giustamente voleva che questi finanziassero, invece mettessero le loro risorse a servizio dell'industria, delle forze produttive. Allora Tremonti realizza un'alleanza con un personaggio che sarà molto importante nella storia della finanza italiana, Giuseppe Guzzetti, che era allora presidente della Calipro, ma soprattutto era presidente dell'ACRI, l'Associazione Fondazione delle Fondazioni. Queste entrano nell'azionariato della Cassa Depositi e Prestiti, che da quel momento in poi si scatena praticamente, perché è una potenza, insomma è la seconda banca europea, 440, un attivo di 449 miliardi di euro. E insomma, è veramente qualcosa di inconsueto. Scusate, io volevo dire semplicemente alcune cose, poi lascio la parola molto volentieri. Dunque, ecco, insomma, con tutto questo blocco, Cassa Depositi e Prestiti, più imprese
che erano cadute, diciamo, il controllo pubblico. È chiaro che in Italia il controllo pubblico ha una egemonia, chiaramente, sul big business italiano. Però ad alcuni questo blocco era sembrato senza anima, sia per l'assenza di missione che c'erano nelle varie imprese, sia per mancanza di interazione fra esse, ovvero si trattava di imprese che di ordine sparso e non in modo sistemico. Qui ci imbattiamo nel grande tema della politica industriale. Ora in Italia la politica industriale, a mio avviso, ha avuto successo quando non si è materializzata con interventi dall'alto, ma è stata concretizzata da grandi personalità e dalle loro imprese. Io, ad esempio, ho insistito molto sul piano Marshall, da questo punto di vista. Chi fa la politica industriale? Lo Stato italiano? Ma chi? Lo Stato italiano fa un canto di uno studio sull'Italia, che viene definito dagli americani un'approssimativa espressione di opinioni. Ecco. Anni dopo, vi ricordate, si parlerà della programmazione come di un libro dei sogni. Invece Valletta non sognava niente. Valletta era un uomo concreto che, per quanto sia simpatico, antipatico, dà all'Italia la motorizzazione di massa. E, insomma, secondo me abbiamo giudicato male. Per tanti anni abbiamo sicuramente potuto governare meglio, ma insomma, è pur qualcosa. Oscar Sinigaglia, che ha dato Valletta la materia prima dell'acciaio, è lui che fa la politica industriale. Ecco, questa, d'altra parte, la politica industriale del XX secolo è riuscita in due contesti. Primo, lo sforzo sovrumano dell'Unione Sovietica, che si è trasformata da enorme paese contadino nella seconda potenza industriale mondiale negli anni 30. Però abbiamo visto quali sono stati i costi. Il secondo esempio è quello dei paesi asiatici, del Giappone, delle cosiddette tigri, Corea del Sud e Taiwan, e poi anche Hong Kong e Singapore, insomma soprattutto Corea del Sud, e Taiwan, in cui si realizza una specie di do-test tra le imprese e il governo. Cioè il governo vuole dialogare con dei gruppi forti, perché non può dialogare con tutti. In Corea dialoga con una quindicina di gruppi e basta. Cosa dice? Cosa dà questi gruppi? La sovvenzione, commesse, protezionismo, li salva in situazioni difficili. Però, e qui a Taiwan si va addirittura in galera, fissa degli obiettivi di esportazione. Cioè se un do-des, io ti appoggio il più possibile, ma tu però devi competere sul mercato globale. Questa è la storia di questi paesi dell'estremo oriente, che ora noi, ecco, per esempio, per noi un buon modello di imprese controllate dallo Stato, di queste imprese, potrebbe essere quello del gruppo orizzontale giapponese. Guardo, direi che io sono un po' fissato con questa cosa, però è l'unico modo per tenere insieme queste imprese. Cioè, queste imprese si scambiano informazioni, si riuniscono periodicamente e la cassa, depositi e prestiti, serva come main bank questo gruppo, attuando un blando coordinamento. Non si può fare di più. Ecco, invece io mi sono scontrato su questo tema con questo gruppo promosso da Fabrizio Barto sul Forum Diseguaglianze e Diversità. Ma secondo me è strano, degli economisti così cosmopoliti e consapevoli della storia del proprio paese non capiscano che in Italia, scusate, finito,
che alle imprese non si possono dare missioni strategiche. Possono esserci qualche volta, possono esserci qualche occasione, ma imprese come Eni, Leonardo, Fincantieri, Terna, Saipem, Microelectronics non possono seguire una missione. Certo, ripeto, ci saranno occasioni per una cooperazione su obiettivi precisi, ma farle un fatto sistematico significa distruggerle in quanto imprese, ripercorrendo la strada che già purtroppo ha percorso l'impresa pubblica italiana, che era quella dell'inizio degli anni 90. Questo del resto è quanto emerge da una serie di nutrita di colloqui con gli amministratori delle imprese pubbliche effettuate dallo stesso forum. Edoardo fa parte di questo forum, poi dopo ha incontrato me, ha avuto qualche dubbio, ma insomma, dopo farà delle obiezioni. Il nodo da sciogliere, a proposito di questa entità importante dell'economia italiana, è la capacità della classe dirigente, siamo sempre lì, possiamo dire della politica, di lasciare spazio ai competenti, i quali naturalmente possono sbagliare, ma non crederanno certo nella confusione tra obiettivi sociali e massimizzazione del profitto. La famosa economicità di Pasquale Saraceno, io voglio dire questo, che le imprese pubbliche oggi rappresentano a livello mondiale il 10% della ricchezza prodotta. Quindi ci sono, non è solo in Italia questo problema, sono imprese che non possono conoscere i limiti nell'età della globalizzazione, quindi vanno da un paese a un altro, fanno alleanze, fanno fusioni, però alla fine chi è decisivo è sempre il potere politico, perché il potere politico ha la proprietà di queste imprese. Quindi, secondo me, purtroppo bisogna affrontare questo problema. Cioè noi dobbiamo crescere, dobbiamo sperare che cresca una classe dirigente che accetti questo fatto, di dare le imprese alle mani adatte. Edoardo, adesso tu. Franco, grazie. Innanzitutto hai fatto una panoramica bellissima che si aggiunge alle precedenti. E, mi sembra che da queste riflessioni, che sono riflessioni che insieme a te, insieme a tanti altri, ma l'abbiamo fatto ormai da quest'ultimo anno soprattutto, emergono alcuni messaggi importanti. Il primo è che le privatizzazioni in realtà non hanno la proprietà dello Stato, molte delle grandi imprese che andavano privatizzate, fatte alcune eccezioni che conosciamo, sono rimaste nelle mani dello Stato. Secondo punto però che le privatizzazioni hanno profondamente trasformato l'assetto del capitalismo italiano, dal punto di vista della governance, la legge Draghi, il TUF, il testo unico bancario, il rafforzamento dei poteri della Consob, l'antitrust, insomma c'è stata una modernizzazione generale del nostro grande capitalismo, compreso quello di Stato. Un terzo messaggio è che i capitalisti privati, i grandi capitalisti privati, quei capitalisti che ruotavano intorno alla Mediobanca di Cuccia e facevano da contrappeso al grande capitalismo pubblico e in un sistema, vogliamo dire, perché che in qualche modo ha fatto grande molte delle imprese pubbliche e private italiane, con dovute eccezioni, è venuto meno e i grandi capitalisti privati non si sono manifestati come avrebbero dovuto. Detto questo, dire oggi che l'impresa pubblica a controllo pubblico è solo a controllo pubblico, secondo me è sbagliato, perché un
una grande impresa che ha il nucleo di controllo del 30% in mano dello Stato, sia del MEF o della Cassa Depositi, ha comunque il 70% in mano a una pletora di grandi investitori pubblici e privati, istituzionali, internazionali, che comunque hanno un forte ruolo di controllo o di nell'andamento delle strategie, della gestione dell'impresa. Quindi se un'impresa non va bene o se vengono nominati degli amministratori che non hanno, come dicevi tu, le mani adatte, i grandi fondi, gli investitori e anche il piccolo risparmio può sempre vendere perché il titolo cade o può sempre esprimere voce attraverso meccanismi di deleghe di voto, esprimendo voce consigliere nel consiglio di amministrazione. Quindi è un sistema comunque diverso. E vogliamo anche dire che queste grandi imprese, quelle che tu hai nominato, in parte ancora dentro direttamente controllate dal MEF e in parte controllate indirettamente tramite la Cassa Depositi e Prestiti, sono tutte imprese che vanno bene. Sono imprese che, anzi, sono imprese brillanti, sono alcune tra le migliori imprese anche a livello globale. Adesso non devo citarle, ma le conosciamo. Quindi al momento non parliamo di un sistema di imprese come quello che si prefigurava in parte nelle partecipazioni statali di fine anni 90. Molto importante però in questo momento, dopo questa crisi, dagli esiti molto molto incerti dal punto di vista dell'industria nel XXI secolo dopo la pandemia, fare in modo che questo sistema, che sistema davvero forse non è, ma avremo modo di parlarne, non acquisisca per volontà politiche imprese decotte. E qui lo statuto che era stato imposto anche sia dal Ministro dell'Economia Tremonti sia da Guzzetti dice molto chiaramente che la Cassa Depositi e Prestiti non può investire in imprese che non abbiano i conti a posto. Quindi si è detto no all'Italia e quindi per il momento ma noi sappiamo che gli statuti sono delle carte, gli statuti possono essere cambiati, quindi dal punto di vista della governance di questo insieme di imprese, di questo sistema che è un sistema al momento che nasce in modo forse anche un pochino casuale, non entri in avventure industriali perché la politica glielo chiede, che rischia di mettere a rischio quel risparmio postale che è formato da 20 e più milioni di piccoli risparmiatori con la garanzia dello Stato, sì, ma che non può essere messo in nessun modo a rischio. È un risparmio tecnicamente a breve, perché come sapete che quando porti i tuoi soldi all'ufficio postale, sia un libretti o sia un conto bancario postale, tu li puoi richiedere in qualunque momento. Ma la sua dimensione è tale e la sua permanenza statistica nel tempo permette di fare in modo che una parte di questi investimenti, di questa raccolta diffusa dagli uffici postali, possa essere investita anche e non solo in imprese, nel controllo di grandi imprese industriali. Perché la Cassa può fare questo? Ecco, una piccola parentesi sul tema della forma giuridica della Cassa e della gestione dei rischi. Allora, la Cassa non è propriamente parlando una banca, secondo il testo unico bancario, è un intermediario finanziario, ex articolo 103 si dice sostanzialmente, quindi non ha licenza bancaria. Voi sapete che con il testo unico bancario, succede alla legge bancaria del 36, quindi che era durata molto tempo, che creava l'impossibilità di fare che le banche investissero, creassero la banca holding, quella che era fallita, e quindi che le banche investissero in maniera importante nelle imprese, così come avviene invece in Germania, dove la banca universale è ancora il sistema,
un gruppo di grandi banche che si possiedono tra di loro, possiedono le partecipazioni di gran parte delle grandi imprese tedesche, investono nelle imprese, le conoscono molto bene e rappresentano un sistema che funziona. In Italia questo, con il testo unico bancario, le banche in teoria potrebbero investire in imprese finanziarie e non finanziarie entro certi limiti. In verità però cosa avviene? Che l'assorbimento di capitale necessario ad una banca per investire in una grande impresa è tale che non gli conviene. Quindi le banche, non è rinata la banca holding, la banca mista in Italia, è nata, le banche hanno preferito investire nelle imprese tramite il risparmio gestito. E il risparmio gestito è proprio quel risparmio che sta dentro a quel 70% rotondo, che è parzialmente italiano, parzialmente internazionale, che è nel capitale delle imprese di cui stiamo parlando. Per poter fare questo la cassa deve avere sufficiente capitale. La cassa può investire in queste imprese proprio perché non ha questi vincoli che ha una banca tradizionale, perché non è una banca. Per fare questo deve avere sufficiente capitale, perché voi sapete che un mutuo a un ente locale a 30 anni per costruire una scuola assorbe poco capitale. Un investimento in un'azione del legno, della Fincantieri o della SNAM assorbe uno a uno, assorbe parecchio capitale. Quindi è importante che la cassa sia ben capitalizzata, perché per gestire i rischi in modo prudente, per non mettere a rischio proprio quei 20 milioni di risparmiatori. Questo è un punto molto importante. In realtà quel tipo di risparmio può ben finanziare quelle che si chiamano le reti, o comunque quelle aziende che lavorano in settori regolati, che sono un po' come delle obbligazioni, dei bond, perché la rete elettrica, la rete del gas hanno dei rischi più contenuti rispetto a imprese che invece operano in settori strategici di mercato, come può essere la Fincantieri nelle grandi navi, come può essere l'ENI, come può essere altre imprese che detenute ancora dallo Stato. Ecco, quindi una riflessione su questo è giusto farla. La cassa oggi è un po' un giano bifronte, da una parte gestisce tutta una serie di attività caratteristiche che gestiva già prima, ma oggi gestisce con strumenti finanziari molto più innovativi, quindi il finanziamento alle infrastrutture locali, sia attraverso i mutui di lungo periodo, sia attraverso sistemi di partenariato pubblico privati, sia attraverso la finanza di progetto, investe nell'housing sociale, investe attraverso dei fondi, e anche questi sono fondi pubblici e privati, investe nella valorizzazione del patrimonio pubblico, di cui c'è grande necessità, aprendo sedi territoriali, come ha fatto recentemente in questi ultimi 3 anni, la cassa è anche vicina ai comuni e alle regioni, gli dice bene, tu hai degli immobili, hai delle azioni, degli acquedotti, hai dei beni patrimoniali che possono essere valorizzati, in cambio tu hai bisogno di altri tipi di infrastrutture, di rimettere a posto la scuola, di sistemare un dissesto idrologico. In questo modo si fa assistenza tecnica ai comuni, si può fare quello che si dice un effetto sostituzione di finanza patrimoniale. La cassa investe in dei fondi che hanno avuto grande successo, sono stati creati nel 2007 il primo dal governo Prodi, F2I, che investe nelle utility locali, quindi parliamo di porti, aeroporti, acquedotti, reti di telecomunicazioni e trasporto pubblico locale. Investe nel sostegno alle piccole e medie imprese attraverso il Fondo di Investimento Italiano, e l'idea è quella di andare attraverso tutto il ciclo delle imprese, dal seed capital, come si chiama, al venture capital fino al private equity, col Fondo di Investimento Italiano e recentemente col Fondo Italiano di Innovazione.
Ha quindi esteso moltissimo la sua attività a quella che era un'attività più caratteristica. D'altra parte, l'altra faccia, ecco, mi sembra di aver menzionato più o meno, sì, poi ha dei fondi internazionali importanti, insieme ad altre grandi casse di risparmio, banche promozionali, la BEI, la KfW tedesca, la Caisse des Dépôts francese, la ICO spagnola, fondi per le infrastrutture nei trasporti, nelle telecomunicazioni e nelle grandi reti, ha un fondo Euromed che investe in infrastrutture in tutta l'area dell'Unione del Mediterraneo, che va dalla Mauritania fino alla Turchia. Ha incominciato un'attività di internazionalizzazione importante, facendo accordi con altri fondi sovrani, con altri, quindi sta ampliandosi. Voi pensate che la Cassa Depositi e Prestiti in 150 anni, 160 anni non era mai andata all'estero sostanzialmente. Noi siamo stati i primi nel 2008 con la nascita del fondo Marguerite, si chiama questo fondo europeo, e da lì abbiamo incominciato a girare il mondo, a far conoscere la cassa e a fare tutta una serie di accordi. Adesso la cassa ha anche la cooperazione allo sviluppo, cioè tutta la parte finanziaria che prima era gestita dal Ministero degli Esteri direttamente, ora è gestita da un'apposita, chiamiamola banca o direzione di cooperazione allo sviluppo, che lavora soprattutto in Africa, ma non solo. Ecco, questa è l'attività così più caratteristica della cassa, che si espande molto nella tipologia di strumenti finanziari, con molto pubblico privato e con nuovi strumenti, rispetto alla tradizionale attività, no, di finanziamento dei mutui agli enti locali per fare le infrastrutture. E poi c'è l'altra parte del Gianobifronte, che è un portafoglio di partecipazioni in imprese importanti, che, come abbiamo già visto l'altra volta, vengono acquisite, comprate dalla Cassa Depositi e Prestiti, perché la Cassa Depositi e Prestiti, essendo a tutti gli effetti una market unit secondo le regole della statistica europea, Eurostat, se compra un'impresa dallo Stato è come la comprasse un soggetto privato. Ed è una market unit perché copre più di 50% dei propri costi da ricavi di mercato. Quindi, in qualche modo, anche se la cassa è posseduta a più dell'85% dal Ministero del Tesoro e il resto dalle fondazioni bancarie, come dire, si è allungata la catena di controllo, se compra dal suo azionista un'impresa, questa viene considerata una privatizzazione. Questo Gianobifronte ha appunto anche queste grandi imprese, ecco, e al momento una larga parte, ecco, queste imprese sono state comprate o trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti da parte del Ministero dell'Economia per varie ragioni. Alcune di queste hanno una logica, come dire, di politica industriale, un po' come diceva Franco, una sorta di Keiretsu fatto tra gli amministratori delegati, il ministro del tesoro, il governo, i vertici della cassa, nel senso che, per esempio, l'ENI aveva bisogno di rafforzarsi nel core business alla cassa passano SNAM, Saipem e Italgas, e questo permette all'ENI di ridurre il suo debito e di investire in nuovi. A un certo punto l'Enel passa anch'esso alla cassa insieme a Terna, poi per ragioni che non puoi avere sotto la stessa proprietà il produttore di energia e il distributore, l'Enel è dovuta tornare al Ministero dell'Economia. Quindi, questo per dire, ho fatto alcuni esempi. Abbiamo poi alcuni esempi recenti, come per esempio la costituzione di WeBuilt, che mette insieme Astaldi, mette insieme Salini e Impregilo e crea un grande operatore nelle costruzioni. Abbiamo l'esempio della borsa italiana, che adesso ha controllo della cassa insieme ad altri azionisti, e molto recentemente si annexi, cioè la costituzione di uno dei più grandi operatori nel trasferimento di denaro europeo e anche a livello globale.
queste azioni non fanno parte necessariamente di missioni, ma sono evidentemente pensate, suggerite probabilmente dalle imprese, dai vertici delle imprese, ragionate insieme o discusse insieme ai vertici degli azionisti e ovviamente anche degli altri azionisti, perché evidentemente non sono azioni che non possono non prendere in considerazione la reazione dei mercato che ha quel 70% di cui parlavamo prima. Fino ad ora hanno funzionato, e hanno funzionato e ci auguriamo continueranno a funzionare. Evidentemente quello che il gruppo degli amici del forum di disuguaglianze era quello di dire: da una parte, perché non creare un gruppo di esperti che possano dialogare con gli esperti delle imprese e in modo da dare al governo, al ministro o ai vertici della cassa e viceversa, insomma agli organi, all'azionista, gli elementi migliori per valutare queste proposte e creare una dialettica. Quella delle missioni, francamente, era l'idea che, allora, quando Sinigaglia decide che si deve fare la siderurgia, decide perché l'Italia ha bisogno di acciaio, è vero, Franco? L'Italia adesso ha bisogno di acciaio, bisogna salvare l'Ilva eventualmente utilizzando i fondi europei per bonificare la parte, perché abbiamo bisogno che l'Italia abbia acciaio. Ecco, questa secondo me l'idrogeno o lo sviluppo dell'idrogeno può essere una missione, o insomma comunque una delle indicazioni strategiche, se le imprese te lo chiedono, se SNAM, se Enel e se Enel te lo chiedono, perché lo vedono come un modo per creare una nuova importante fonte di energia alternativa. Io non sono esperto di queste cose. Allora si crea una situazione di mobilitazione permanente di risorse e di sostegno, di leggi o comunque di strumenti pubblici e privati per fare in modo che queste richieste delle imprese e del paese, dell'economia del paese, vengano realizzate. Certo, è ben diverso dagli oneri impropri di Saraceno, e cioè dire: io metto lo faccio per motivi fortemente sociali o per motivi territoriali, o comunque rischiando di mettere in gioco il profitto dell'impresa, che comunque deve esserci anche in un'impresa pubblica, no? Ecco, questi sono poi i temi con cui ci confrontiamo, di cui Franco ha idee molto, molto importanti, molto interessanti. Abbiamo tanti esempi nei vari paesi del mondo, e quindi è bene parlarne, è bene rifletterci. Io direi soprattutto una cosa molto importante è fare in modo che la Cassa Depositi e Prestiti il governo non obblighi la Cassa Depositi e Prestiti a avventurarsi nel salvataggio o di imprese che rischiano di mettere la sua stabilità economico-finanziaria a rischio. Ecco, questo è un punto fondamentale. Aziende decotte no, la GEP no. D'altra parte però abbiamo visto in questi ultimi 2 o 3 anni, e sto parlando a titolo personale in modo molto franco, vorrei parlare come Franco, in modo molto franco, abbiamo visto che il crollo del Ponte Morandi ha fatto sì che il governo dicesse alla Cassa Depositi e Prestiti che doveva ricomprare le autostrade. Il governo potrebbe dire che c'è tutta una importante vicenda, a cui non entro, ma della banda larga, la creazione della banda larga in questo paese. Anche lì il governo ha detto: creare gli strumenti, ha messo insieme
Quindi potrebbe un domani dire l'Ilva, il Monte dei Paschi di Siena, insomma, queste sono scelte che la politica può fare, e mi domando se la politica può imporre, e mi domando se sono giuste. Proprio Cingolani diceva che gli investimenti in autostrade, visti i ricavi molto buoni che le autostrade danno, ma considerati anche gli investimenti che hanno fatto, andrà ammortizzato dallo Stato in 40 anni. Ne vale veramente la pena? Ecco, insomma, sono tutte domande aperte su cui io non voglio dare delle risposte perché non le ho, ma mostrano l'importanza di questo nuovo sistema. E quindi anche la necessità che la governance di questo sistema sia una governance capace di non mettere a rischio, di far esprimere il miglior potenziale alle imprese, le grandi imprese che abbiamo, ne abbiamo molte meno i nostri altri grandi paesi europei, ma ne abbiamo e sono imprese importanti, e quindi questo è un pochino il compito che questo governo e la politica dovrà in qualche modo fare, per fare in modo che non ritornare all'IRI, ma fare in modo che questo sistema funzioni bene. Abbiamo un patrimonio dedicato di 40 miliardi di euro che il governo ha messo a disposizione, che può andare sia alle piccole e medie imprese, che alle imprese strategiche del quarto capitalismo, di cui Franco è grande esperto, ma può andare anche alle imprese strategiche. E non siamo gli unici, in Francia lo fanno con un modello diverso, quindi voglio dire, non è che ci dobbiamo scandalizzare. Quello che è vero è che oggi, se vogliamo, nelle imprese pubbliche c'è sicuramente più mercato di quello che c'era prima, molto più mercato di quello che c'era, se il mercato è un mercato che è però, insomma, a controllo pubblico, parzialmente a controllo pubblico, e su questa realtà bisogna ragionare, perché questa è un pochino la realtà dei fatti, delle decisioni andranno probabilmente prese. Io mi sembra di aver già detto troppo, perché... Però se Franco ha delle domande, o se vogliamo fare ulteriori riflessioni, ti lascio la parola. Io cioè, vuol dire, quello che hai detto è molto sensato. Ma il problema è che è sempre quello. Cioè, io leggo qui queste interviste che avete fatto in marzo. I colloqui hanno restituito l'immagine di una significativa capacità produttiva, organizzata e tecnologica delle imprese pubbliche, oltre che di un notevole potenziale innovativo di ricerca. Esse dimostrano di possedere una sviluppata efficienza manageriale e una conoscenza approfondita dei processi produttivi e dei mercati in cui operano. Va sottolineato che in molti casi, come si vedrà oltre, anche se con diversi gradi di intensità, le imprese in questione hanno incorporato notevoli elementi privatistici nella loro organizzazione e nel loro operato, tale da renderle pubbliche in un senso molto ristretto, oltre alla mera presenza di un azionariato pubblico di controllo. E questo, secondo me, è un punto assai importante, perché insomma lì un po' cioè noi viviamo in un'economia di mercato ancora, ma sì, magari indiretto, magari regolato, però un'economia di mercato. Abbiamo avuto l'esempio di un'economia non di mercato che è fallita, è stata l'Unione Sovietica, è fallita. Sì, Franco, però anche la ipereconomia di mercato negli ultimi 30 anni non ha dato grande prova di sé. Certo, però bene o male rimane il punto, come posso dire, la bottom line. Ti faccio un esempio, per esempio le infrastrutture sociali, che sono un tema importantissimo, me ne sono occupato, come sai bene, con il rapporto Prodi europeo, eccetera, scuola, sanità,
case popolari, housing sociali, eccetera. Oggi questi investimenti, queste infrastrutture, stiamo pensando a strumenti finanziari molto diversi da quelli del passato, che non sono fatti totalmente dal pubblico, ma sono fatti dal pubblico, dai fondi pensione, dagli enti previdenziali, da privati, da costruttori. Insomma, le strutture finanziarie sono strutture molto più avanzate di mercato, se vuoi, un mercato evidentemente fatto per una tipologia di opere che sono diverse dagli investimenti in infrastrutture economiche, come potrebbero essere le telecomunicazioni, però insomma, voglio dire, non è vero che non c'è mercato dentro l'azione di un grande operatore pubblico o che esercita un'azione dei poteri pubblici come gli investimenti in infrastrutture sociali. Sì, ma non possono essere imposte dall'esterno, capisci? Questo è il problema. Cioè, le imprese sanno loro cosa devono fare, lo sanno perché vivono una realtà quotidiana e da quella ricavano dati per strategie a lungo termine. Cioè, sanno loro che non puoi imporre di produrre idrogeno, adesso dico una cosa così. Cioè, forse magari l'idrogeno in una situazione particolare può imporglielo, ma non ne puoi fare la regola, capisci? Perché sennò è inutile, è il sistema sovietico che espropriò le imprese del loro potenziale interno più valido. Infatti, tre livelli di management, il top management, il middle management e il lower management, l'Unione Sovietica aveva solo la terza. Tant'è vero che il sostantivo impresa non esiste in russo, c'è fabbrica, c'è qualcosa che può essere spostato, ricomposto, riaggregato. Questo è riuscito bene in una fase di sforzo eccezionale, un crash effort, però sul lungo andare si è dimostrato impraticabile. Questo dico. Poi dopo, l'Italia e l'Ilva sono d'accordo, però noi dobbiamo sapere quello che facciamo. Vogliamo salvare l'Italia, vogliamo mettere una compagnia bandiera, poniamo delle tasse su questo. Io sono d'accordo con Padoa Schioppa, tasse è bello, questa cosa delle successioni che sembrano volere quell'altro. Diciamo, diamo ai cittadini quello che è il controvalore delle tasse. Cioè, noi dobbiamo avere una compagnia di bandiera. Benissimo. Tassiamoci. Io lo farei. O dobbiamo avere l'Ilva. Cioè, dell'Ilva sono meno sicuro, se noi dobbiamo per forza produrre acciaio. Forse adesso possiamo comprarlo. Poi volevo dirti che il quarto capitalismo ormai non è più quel soggetto che viene dipinto qui, nel rapporto delle diversità e disuguaglianze. Si chiama il quarto capitalismo, ormai è un grande agente di sviluppo che affronta la globalizzazione. Aldo Fumagalli ci ha sparato in 25-30 aziende la volta, che competono a livello globale, cioè, quindi questo discorso adesso non è più tanto vero, e la prossima volta lo dimostrerà. Tu hai detto delle cose molto sensate, molto convincenti. Posso solo sollevare una domanda di cui non ho risposta? Io penso alla banda larga o comunque le reti di nuova generazione. Il governo e le imprese stavano muovendo in una certa direzione. È arrivato un ministro dell'innovazione, un ministro e ha deciso che era meglio, un ministro tra l'altro tecnico, muoversi in un'altra direzione.
Qui è un'indicazione tecnico-politica data a una serie di imprese pubbliche e private per un obiettivo strategico del paese. Ecco, non ho una risposta su come questo sia avvenuto, però è avvenuto così. E forse questo è un caso positivo, ma di casi come questi ne potrebbero emergere tanti altri nel futuro, e al momento i meccanismi sono piuttosto spontanei piuttosto che governati da un sistema, e forse è meglio così, non lo so. Finché cioè, la politica, il governo è una buona politica, un buon governo. Certo, ma sulla banda larga per dire non ho competenze, quindi questo mi frena molto. Io ne parlavo con l'amministratore delegato di Fastweb, che Ferruccio conosce, Alberto Calcagno, che è stato il presidente della Bocconi. Ecco, lui diceva per esempio che questa rete unica non è necessaria, qualcosa è uno spreco, anzi, io non lo so, questo è un tema che devo studiare ancora. Sì, io non volevo dare una risposta al tema, ma porre una questione di metodo. Sì, no, ma sai, però le questioni di metodo si capiscono bene se uno conosce il tema. E certamente. E si risolvono bene anche solo se uno capisce il tema. Quella siderurgia ci sono più, ecco, in palla. Ecco. E se tu fossi l'azionista, lo Stato, il governo, cosa fai? Ma io non sono così sicuro che produrre acciaio sia strategico oggi per l'Italia. L'acciaio lo possiamo acquistare con i manufatti che siamo capaci di produrre. Quindi l'acciaio è una materia prima, cioè una materia prima, è una componente importante nel nostro vivere, come posso dire. Basta guardarci intorno, tante cose sono fatte con l'acciaio, però sempre meno. Quindi io credo che noi, poi insomma l'acciaio non fa mica solo l'Ilva, cioè non fa mica solo un'azienda ciclo integrale. Abbiamo, ecco, oggi forse possiamo più affidarci ai mini-mix, a queste cose qui. Però il problema è sempre quello. Se noi vogliamo avere acciaio, benissimo, tassiamoci e abbiamo l'Ilva. Io sono... Ti ho portato la domanda della non della politica industriale, ma guardo, non ti vedo più. Guardo, è scomparso. Guardo. Qualche problema di connessione. Tu cosa dici, Ferruccio? Franco, io, se posso essere sincero, Franco, io devo dirti, mi sembra un pochettino tirata la tua argomentazione, che, come dire, nell'avere individuato un rischio di involuzione sovietica nel fatto di cercare di porre qualche mission al sistema industriale, mi sembra francamente eccessivo, lo dico così, Franco. E poi aggiungo una cosa, Franco, se posso dire, all'interno del tuo ragionamento, in realtà tu stai argomentando con una forza inusitata sul fatto che ci sono 25 anni che il paese non cresce, e sono stati 25 anni in cui non sono state poste mission di nessun genere a questo paese. Io mi sento di ipotizzare che, come dire, ponendo qualche mission orchestrata con un po' di sale in zucca e senza interventi inappropriati dentro la vita delle aziende, mi sento di ipotizzare che questo possa far bene al sistema economico. Ecco, proprio per il tuo ragionamento, io uso proprio la tua lezione per argomentare in questo senso, te lo confesso francamente, mi capita di argomentare usando proprio i tuoi argomenti per dire che è buona cosa se si riesce finalmente a porre qualche elemento di mission per avere un paese più forte, un paese in grado di competere su
elementi di nuova frontiera e via dicendo, insomma, e anche su, insomma, per, questo mi sembra conseguente al tuo ragionamento, e devo dirti, ho sempre usato i tuoi argomenti esattamente per arrivare a questa conclusione. Scusatemi, era saltata la linea. Ho capito. Bene, senti, sentiamoci su delle domande. Qualche domanda? Ce ne sono tante, sono tanti commenti. Sono commenti, però non domande, sono commenti. Aspetta un attimo. Sono commenti, commenti sono, non domande. No, sono tutti commenti, non abbiamo domande. Io volevo ringraziare molto Franco, e forse anche scusarmi se sono stato magari forse un po' provocatorio, ma è da tempo. Francamente, Reviglio, io mentre tu eri disconnesso, sono permesso di intervenire su sollecitazione di Franco per dire che ero d'accordo con te. Posso dire, anche perché confesso che anch'io ho qualche partecipazione al forum della disuguaglianza e diversità, quindi insomma, sia pure in un ruolo molto diverso, non faccio l'economista, io condivido con lo sforzo di individuare una qualche finalità generale verso cui fare in modo di orientare le energie migliori del paese, condivido questo sforzo, l'ho voluto dire con chiarezza, insomma. Grazie, io non dico che dobbiamo dare delle missioni, perché anch'io su quella proposta ho delle titubanze, anche perché ragionando con Franco, per fortuna la dialettica e il pensiero critico serve anche a questo. Quello che dicevo io è che evidentemente avendo questo patrimonio di imprese e avendo di fronte a noi un futuro in cui queste imprese possono andare in alcune e in altre direzioni, avendo un'economia che richiede come bene che vengano fatte queste scelte. Allora a me piace molto la teoria delle mani adatte di Franco, e abbiamo tanto discusso che queste mani adatte siano veramente adatte, e per il momento stiamo andando bene. Devo dire però che effettivamente vedo che certe volte alcune direzioni possono essere prese più dalle imprese, alcune volte più dalla politica o dal governo, e in questa dialettica, se una volta il sistema delle partecipazioni statali, quella che Franco Amatori e Andrea Colli hanno chiamato la piramide rovesciata, che la RIRI, cioè i capi delle aziende, delle finanziarie, dicevano al comitato degli esperti dell'IRI, che a sua volta faceva un'analisi che portava al Consiglio di amministrazione dell'IRI, certe scelte, decidiamo di entrare in questo settore o a fare questa acquisizione o piuttosto che no. Oggi questo sistema non c'è più ed è sostituito da un sistema che potrebbe essere più simile a quello di cui parla Franco, che del chiarezzo giapponese, perché un pochino le imprese si parlano, le grandi imprese italiane, non è che non si parlano per fare queste scelte, però può arrivare alla politica e dire tu fai questo adesso, tu compra questa cosa qui, perché sì, perché arriva una forza che non so, politicamente è stata, non so, voglio dire, e allora da questo punto di vista non abbiamo un sistema di mi pongo la domanda di come meglio gestire questo sistema. La cosa su cui invece sono certo è che la Cassa Depositi e Prestiti deve essere molto attenta a non entrare in imprese che possano avere dei rischi industriali e mettere a rischio. E l'altra cosa di cui sono molto certo è che dalla Cassa Depositi e Prestiti, da una parte, ha un mestiere importante da fare, quello dell'infrastrutturazione del paese, il sostegno alle piccole e medie imprese, valorizzazione del patrimonio pubblico, sostegno all'export, cooperazione internazionale,
e dall'altra parte a grandi imprese che, se tutto questo diventa sistema, potrebbe anche essere una soluzione. Io non ho la soluzione e non ho nessun titolo per poterla proporre, però certo nel dibattito è giusto parlare. No, mi sembra un po' troppo, ecco, troppo compito la cassa di Poeti Prestiti, seguire piccole e medie imprese, insomma, io vedrei le due cose, le grandi infrastrutture e il ruolo di collante delle banche, delle imprese pubbliche, perché guarda, mi hai detto che queste sono regolate dal mercato, ci sono azionisti esteri che intervengono nel caso di un cattivo andamento, però in realtà la maggioranza di queste imprese sono controllate dallo Stato. Per esempio, finché mi risulta che è una straordinaria partecipazione da parte dello Stato. Il problema è quello, secondo me, di abituarsi ad avere una classe dirigente che accetti le strategie delle imprese, che accetti l'orizzonte temporale. Ecco, niente in Giappone non sarebbe mai intervenuto all'interno di un congresso per dire di andare questo, questa impresa piuttosto che un'altra. E quelle sono cose, insomma, perché noi con le imprese non aggiungiamo in queste imprese il metodo della Banca d'Italia, per cui il governatore è scelto apparentemente per il Consiglio, però sappiamo non conta niente, in realtà è una nomina soprattutto interna. Ecco, perché non è grande interesse che può venire questo? Io mi guardo e ripeto, non credo il sistema nel quale, come dicevo, l'impresa, questa è la commissione. La dimensione di quello che è una ragione sociale, Venice, l'intervento nazionale idrocarburo. Quindi è questa la professione. Giusto. Non possiamo proseguire, non abbiamo ancora almeno due altre sessioni. Ma è leggero. Uno dice queste cose qui, ma oggi come fai a pregare il presidente di un'azienda a operare solo in Italia, non andare in Cina? Cioè, non esiste una cosa, cioè, è del tuo concorrente, ti frega tu. E allora cosa fai? Vai dalla mamma a stare. Perché hai bisogno di protezione, perché hai bisogno di controllo, quello di avere la possibilità di un'operatività sul locale, non funziona. Guarda, che cosa dici? Sì, questo è vero, i fondi di dotazione erano uno strumento di un momento industriale particolare del nostro paese, no? Investimenti ereditari a differita erano legati a delle scelte di Lettkamers e una serie di altri elementi che oggi non esistono più, però detto questo, anche nel settore privato, se un imprenditore o un gruppo di imprenditori decide di investire, di ricapitalizzare una propria controllata per sviluppare un business che crede che abbia grandi buone probabilità di avere successo, questo si può fare. Il fondo di dotazione era uno strumento di quel tipo, anche se in un mondo che oggi non esiste più. Quindi dobbiamo renderci conto che sì, corsi e ricorsi, sì, è vero, le privatizzazioni non hanno portato via la proprietà, il controllo, la proprietà di molte delle grandi imprese, ma che il mondo è cambiato e queste imprese stesse sono cambiate e quindi di fronte a questi grandi cambiamenti è bene che ci interroghiamo come meglio
come meglio governare questo sistema, perché al momento io non, abbiamo, come dicevi tu, in molti altri paesi avanzati del mondo ancora lo Stato detiene, in Francia il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene attraverso un'agenzia il controllo pieno dell'EDF, che è un gigante, il controllo di Thales, che è uno dei più grandi operatori della difesa dei sistemi elettronici del mondo, e contiene la partecipazione di Airbus, che come sappiamo è il più grande operatore di aerei commerciali del mondo, e si ritiene per sé. Guarda, Francia è un'altra cosa, ma insomma, voglio dire, io non sono sono molto laico in questo, tutto questo. Dico, ci siamo ritrovati in questa situazione, abbiamo fotografato questa realtà e ci stiamo domandando come meglio governarla o lasciare che si governi da sé in questa nuova era, dove evidentemente l'economia di mercato è ancora dominante. È anche vero, ma questo non è forse l'occasione per parlarne, che abbiamo paesi che sappiamo bene, compresa gli Stati Uniti, ma soprattutto la Cina, per esempio, che non hanno problemi invece a usare i loro fondi di dotazione ampiamente. In questo modo rischiano di avere dei vantaggi competitivi rispetto a noi. La Cina, però, a mio giudizio, si è sviluppata a questo livello da quando hanno riconosciuto la proprietà privata, perché in Cina hanno c'è qualche studio sul fenomeno cinese, quindi un'analogia tra la Cina e l'America per il 20° secolo. Lo Stato, sì, ma c'è stata proprio una spinta verso l'intraprendenza individuale. Questo è anche vero. Io non penso che siamo in una situazione, non siamo in una cattiva situazione di gestione della grande impresa italiana che è oggi nelle mani dello Stato, ecco, questo sto dicendo. Ci sono alcuni caveat importanti che abbiamo detto, di stabilità finanziaria della cassa depositi e prestiti, che è un animale un po' particolare, e ci poniamo delle questioni su come, se fare gli interventi sulla governance di questo sistema. Quindi queste sono le cose che su cui ci dobbiamo interrogare, su cui è probabile che questo governo si interrogherà, e vedremo quali scelte verranno fatte. Alcuni paletti vanno messi, alcune considerazioni positive vanno sicuramente riconosciute. Uno dei temi, secondo me, che non abbiamo detto, è che se è vero che le mani adatte, per fortuna, le imprese sono in mani adatte ancora oggi, è vero che i consigli di amministrazione invece diventano spesso un luogo di spartizione del potere politico. Su questo forse qualche regola andrebbe rafforzata, per fare in modo che non diventino dei poltronifici, perché il governo delle imprese è altrettanto importante, non è altrettanto, ma è molto importante, non basta solo che il capo sia, il bastone sia adatto. No, ma abbiamo, Franco, hai fatto splendidamente, adesso abbiamo completato il ragionamento che volevi fare, mi sembra che possiamo, come dire, chiudere qui con, devo dire, io ho trovato francamente di straordinario interesse. Se poi metto assieme il precedente incontro con Reviglio e questo assieme, devo dire, ho un quadro a questo punto del modo come si è sviluppata oggi la presenza pubblica nel sistema italiano, mi sembra francamente di grandissimo interesse. Io sono molto grato del lavoro che avete fatto, di quello che è uscito, delle argomentazioni che sono uscite, quindi penso sia preziosissimo. Io vorrei, quindi, a nome tuo, Franco, perché ci sento un po' in difficoltà, chiudere ringraziando vivissimamente te e Reviglio, e ci diamo l'appuntamento al prossimo incontro
E se io non ricordo con esattezza la data precisa, che non ho sotto mano la documentazione. Primo giugno. Primo giugno alle ore 18 continueremo questo percorso su un paese in retromarcia, da cui personalmente posso garantire io sto imparando un sacco di cose, e quindi questa è la cosa che vuol dire vale anche per chi ci ascolta e ci segue da lontano, sono anche parecchi che ci ascoltano e ci seguono, e quindi va bene l'idea, stiamo macinando idee e riflessioni di grande importanza. Grazie di cuore Franco e grazie a Reviglio per questi due splendidi appuntamenti. Grazie, arrivederci.